Non c'è una Leopolda senza contro Leopolda e non c'è una Leopolda senza polemiche. Ormai i due binari, quello della convention, del popolo renziano, e quello delle proteste, sono paralleli già dai tempi della sua nascita, ormai 6 edizioni fa. E quest'anno, se per il weekend già si parla di sciopero ATAF, contro manifestazioni e proteste di comitati vari, la protesta arriva anche da Selle, in Palazzo Vecchio, attraverso il consigliere Tommaso Grassi. Già perché l'annuncio del giorno è di quelli forti. I primi 300 che si registreranno per la Leopolda, viene spiegato sul sito leopoldastazione.it, potranno entrare gratis in uno dei siti museali aperti straordinariamente per la sera di sabato 12 dicembre. Per Grassi, Renzi usa la città a proprio comodo e annuncia interrogazione in Palazzo Vecchio. Proteste anche dal gruppo di centrodestra universitario che critica la visita che lo stesso Premier farà venerdì alle 15 all'Ateneo di Novoli, a poche ore dall'inizio della Leopolda, per un convegno in onore del suo ex assessore, professore ordinario di economia, Alessandro Petretto. Tuttavia la carovana della Leopolda è partita. Se venerdì si comincia alle 20 con cena e saluti vari, ad aprire dovrebbe essere il ministro delle riforme Maria Elena Boschi, il programma di sabato prevede l'apertura della kermesse alle 9.30 e la chiusura alle 20. Obiettivo dell'edizione 2015, ha spiegato nei giorni scorsi Davide Bacarella di Dot Media, la società che cura la creatività della manifestazione, è esprimere la maturazione tra il messaggio delle prime Leopolde passato da proposta ad attività di governo. Vogliamo mostrare, ha detto Bacarella, cosa dell'inizio dell'esperienza Leopolda è stato realmente recepito e messo in pratica da una nuova generazione di dirigenti che oggi, dopo la gavetta, sta guidando il paese. Per quanto riguarda la presenza di Matteo Renzi, è attesa per l'intero evento. Confermate anche le presenze di Samantha Cristoforetti, delle tenniste Pennetta e Vinci, della nuotatrice Federica Pellegrini. Il logo scelto per questa 6ª edizione sarà un mappamondo stilizzato con il sole e la luna. Insomma, l'attesa cresce e nelle prossime ore si attende una vera e propria chiamata alle armi da parte del Premier per tutti i suoi fedelissimi, che da venerdì a domenica porteranno il governo e un pezzo di Parlamento nel cuore di quella Firenze, che ormai da molti è considerata una vera e propria capitale bis. È terminato, nella giornata di mercoledì 9 dicembre, lo sgombero del palazzo in Viale della Toscana a Firenze, nella zona di Novoli. Era stato occupato ieri da un centinaio di persone aderenti al movimento di lotta per la casa. All'arrivo delle forze dell'ordine, intorno alle ore 9 di questa mattina, alcuni occupanti, tra cui anche bambini, sono saliti sul tetto dello stabile per protestare contro l'operazione della polizia e contro chi tutela l'interesse del potere immobiliare, dato che, secondo quanto appreso, il palazzo, di proprietà di una società immobiliare, sarebbe stato ristrutturato per essere destinato ad ospitare uffici. Abbiamo chiesto di ragionare, sottolinea il leader del movimento Luca Toscano, ma non abbiamo avuto neppure la possibilità di parlare con qualcuno per chiedere l'intervento del comune. Da stamattina, con l'arrivo poi degli attivisti, con l'arrivo dei solidari, dalle altre case occupate, che stiamo richiedendo che si fermi questa vergogna, che si ritirino i caschi, si ritirino i manganelli e si inizia a ragionare di soluzioni per l'emergenza abitativa. Questo palazzo tornerà ad essere vuoto, come ci sono migliaia di palazzi vuoti, come ci sono migliaia di case sfitte in questa città. Questo è un palazzo di una società immobiliare quotata in borsa e come sempre si sta decidendo di tutelare gli interessi di chi i soldi ce li ha, di chi ha capitali milionari, invece di provare a dare delle risposte alle famiglie che qui non hanno nessuna alternativa. Sulla questione si è espressa anche l'assessore alla casa, Sara Funaro. Io la cosa che ci tengo a dire, come l'ho dichiarata anche ai giornali, che quella zona è una zona che è più che stressata da tutta una serie di situazioni, tra cui anche svariate occupazioni. Mi sembrava totalmente inopportuno andare a effettuare un'ulteriore occupazione nella zona. Sono 5.551 i toscani che nei primi 11 mesi del 2015 si sono rivolti al Corecom per risolvere un contenzioso con il proprio gestore telefonico. Non solo privati cittadini e famiglie, ma anche aziende e titolari di esercizi commerciali che hanno avuto problemi nella fase di passaggio da un operatore all'altro o hanno dovuto litigare con il proprio gestore per una DSL troppo lenta o per l'attivazione di un servizio o una tariffa mai richiesti. L'84% delle 5.190 istanze di conciliazione che il Coricom ha chiuso tra gennaio e novembre si è concluso con un accordo tra le parti e complessivamente sono stati restituiti 2,5 milioni di euro, mentre la durata delle controversie si è dilatata fino a 60-90 giorni. I tempi siamo vittime del nostro successo, sono fortemente cresciuti negli ultimi tempi perché è cresciuta molto la richiesta all'utenza, quindi si crea un passaparola positivo
i cittadini sanno che rivolgendosi al Coricom possono avere soddisfazione e quindi di conseguenza aumentano le domande e slittano leggermente i tempi. E non potrebbe essere altrimenti, visto che nel 2004 le istanze ricevute dal Comitato Regionale per le Telecomunicazioni erano solo 235, mentre nel 2015 si è sfiorata quota 6.000. Segno che sempre più cittadini hanno capito che cercare un'intesa con il proprio gestore, sfruttando la consulenza gratuita del Coricom, è più rapido e spesso conveniente rispetto a rivolgersi alla giustizia ordinaria. E lo è anche per gli stessi operatori.